Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova puntata di Sport 91 Live. Per nostra fortuna il calcio continua, ci dà un po' di sostegno e sollievo in questo delicato periodo pandemico. Nella giornata di ieri si è conclusa la giornata numero 26 di Serie A, di questo e tanto altro ne parleremo. Al mio fianco, come ogni martedì, c'è Alessia Bartiromo. Ciao, ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, buonasera a te. Cominciamo appunto dalla lettura, come di consueto, della giornata numero 26 con la nostra grafica. Si è aperta con il pareggio salvezza tra Spezia e Benevento, che è terminata 1-1, un'altra vittoria importante per l'Udinese, che ha battuto il Sassuolo 2-0, e la Juventus, che ha battuto la Lazio 3-1. Vittoria nel lunch match di domenica tra Roma e Genoa, un'altra vittoria molto importante, la prima tra l'altro del Crotone di Serse Cosmi contro il Torino, pareggio tra Fiorentina e Parma e Sampdoria e Cagliari, poi importante vittoria per i sogni scudetto del Milan, che vince contro il Verona, vittoria importante anche del Napoli, che dopo il pareggio col Sassuolo rialza la testa e batte un'altra Emiliano, ovvero il Bologna. E infine, a proposito di sogni scudetto, l'Inter ha battuto appunto nel posticipo del lunedì l'Atalanta per 1-0. Sguardo rapido anche alla classifica: Inter che rimane costante a 6 punti di vantaggio contro il Milan, 62 a 56, c'è poi la Juventus a 52. Con lo stop dell'Atalanta, il Napoli si riavvicina in maniera importante alla zona Champions League. In fondo difficoltà del Parma, che ha ottenuto un pareggio e rimane penultimo, e il Crotone smuove un po' la classifica con la vittoria, come si diceva, contro il Torino, una diretta concorrente. Ale, vengo da te, come ogni martedì, la partita che ti è piaciuta di più? Guarda, proprio Crotone-Torino, devo dire la verità. Allora, prima di tutto è stata una giornata ricca di bellissimi gol, quindi siamo stati molto molto fortunati, rivedendo anche gli highlights di tutta la giornata. Veramente non saprei scegliere il più bello, forse proprio quello di un AS, non solo per importanza proprio della vittoria del Crotone, che sembra poi che la cura Serse Cosmi, almeno in quanto carattere, perché ovviamente è stata poco, quindi non possiamo dire che abbia rivoluzionato le idee tattiche dei calabresi, però sta facendo assolutamente bene. Una vittoria arrivata in maniera molto decisa, con questo bellissimo gol propiziato proprio nel finale, bellissima l'espressione di Cosmi nel commentare proprio questa perla dell'ex calciatore del Napoli, che è stato un po' chiacchierato anche negli ultimi giorni al centro di questi cori razzisti veramente veramente brutti. Purtroppo è veramente orrendo doverne ancora parlare dopo tutte le battaglie che si stanno facendo, sì, per eliminare proprio questa problematica, non solo nel mondo del calcio ma anche nel mondo dello sport e della nostra quotidianità. Quindi spero davvero che ci sia una svolta per questi problemi e che non ne saremo costretti più a parlare. Una giornata comunque ricca di partite importanti, ancor di più merito del Crotone, che come detto ha smosso la classifica ed è stata l'unica tra le ultime 9 ad aver vinto, quindi ancor di, sì, più questo risultato sorprendente, così come quello che non mi aspettavo dell'Udinese contro il Sassuolo. Prestazione e soprattutto vittoria importante, è tornato il gol anche Fernando Llorente e mi fa piacere, devo dire la verità, per un calciatore che ha sempre dato tanto alle maglie che ha indossato, sì, a prescindere dal peso delle stesse e dai colori, quindi ancora un grande esempio di professionalità. Più che altro, tralasciando il gol di Fernando Llorente, che come sempre, come dicevi anche giustamente, è un giocatore che dà sempre il massimo, mi hai anticipato un po' il discorso legato ad un AS e mi piacerebbe un attimo chiederti una riflessione, perché è stato lo stesso calciatore sui social a mettere delle storie in cui dei tifosi o presunti tali hanno offeso in modo becero e razzista il calciatore. Ancora nel 2021, insomma, non ci siamo. Sì, ho riassunto dicendo cori, diciamo, per allargare la problematica, però sì, assolutamente non ci siamo, ma ripeto, non è una problematica che purtroppo evidenziamo soltanto nel mondo del calcio, ma sono all'ordine del giorno
questi episodi veramente bruttissimi che non hanno senso, perché davvero arrivano forse da un retaggio culturale, dal, non so, da un momento di particolare nervosismo delle persone, certo, che attuano queste, veramente questi momenti assolutamente da dimenticare. Però io mi chiedo spesso cosa si possa fare realmente per cambiare la situazione. Perché una multa, un provvedimento sicuramente sì, è esemplare, ma non potrebbe riuscirà non mai. Esatto, non potrebbe bastare. Quindi si deve andare alla radice del problema, cercare di fare tanta informazione anche nelle scuole, tra i bambini, per cercare di capire, appunto, ed eliminare proprio i pensieri radicati, che ci siano ancora delle differenze per quanto riguarda la provenienza di una persona, il colore della pelle, piuttosto che un ceto sociale diverso, una appartenenza politica, o anche semplicemente un calciatore di una squadra diversa dalla propria. Una cosa è la sportività, ma quando poi si subentra nel coro razzista, nella discriminazione territoriale, non è più sport, non è più calcio, non è più sfottò, perché molto, certo, spesso molti poi si nascondono dietro questa cosa: il calcio è sfottò, il calcio è anche questo. No, è tutta un'altra cosa, assolutamente. Pienamente d'accordo, insomma, si capisce magari quella che può essere un attimo la delusione in un momento di sconfitta, soprattutto per un, possiamo immaginare quella che è l'atmosfera in casa Torino, situazione, certo, difficile, ma, e qui la virgola è d'obbligo, c'è sempre un limite a tutto che va rispettato. Tornando a parlare di calcio, si diceva anche della situazione dell'Udinese molto particolare, che comunque sta cercando come sempre di raggiungere la salvezza in sordina come ogni anno. E a proposito, prima di parlare dell'analisi della lotta a scudetto per le milanesi, non si può dimenticare comunque la Juventus. Eh sì, non si può dimenticare la Juventus, gara importante, vittoria molto importante della Juve contro la Lazio. Devo dire la verità, io l'ho sempre vista favorita nella giornata. Molti amici juventini erano preoccupati da questa, certo, partita. Poi ovviamente con il vantaggio bianco-celeste sembrava si fosse messa un po' male per la Juve, ma assolutamente ha saputo vincere, così come anticipo un po' il tema, anche l'Inter, in maniera rocciosa ma ben organizzata. Anche in questo caso bei gol importanti ed anche di freddezza dei calciatori, per una Juve che si riscopre non solo gruppo ma anche con i singoli che stanno facendo la differenza, quindi non solo Cristiano Ronaldo come spesso diciamo, è anche questo molto importante. Juve che io vedo sempre lì, Franci, cioè passano le settimane, sì, ma ovviamente sto ascoltando tante teorie, sto ascoltando che il Milan ormai è finito, assolutamente no, soprattutto in questa settimana, attenti molto a dire delicata questa cosa, esatto, molto delicata, assolutamente no, anzi vittoria importantissima anche nel Milan, poi sicuramente ne parleremo dopo. Sto ascoltando che la Juve avrà difficoltà ad essere tra le prime tre, persino tra le prime quattro, non credo proprio, la vedo anzi scalare la classifica in maniera anche abbastanza facile e scontata. Ovviamente per tutti sarà difficile, perché come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, adesso i punti in palio si fanno ancora più pesanti e ci sono anche le pressioni del caso. C'è l'Europa, certo, anche per le prime in classifica, Europa League e Champions, tranne per l'Inter ovviamente, anche questo può essere un punto a favore, però le pressioni si sono raddoppiate in questo punto del campionato, quindi c'è anche questo da valutare, ma la Juve c'è e lo sta dimostrando e lo sta gridando ben forte. A proposito di zona Champions, è sempre lì, che è un po' in altalena, terzo, quarto posto, sì, c'è la Roma di Fonseca. Secondo te la stagione è positiva e se c'è, che cos'è che manca per fare quell'ulteriore salto di qualità? Io la Roma la vedo sempre come l'eterna incompiuta, poiché già negli scorsi anni, negli scorsi campionati, abbiamo visto una grande squadra con buone singolarità, un grande gruppo ovviamente con tantissime pressioni esterne, questioni societarie da risolvere, piuttosto che tantissime pressioni proprio per una squadra che non riesce a raggiungere mai quel salto di qualità. In estate è stato puntato anche molto il dito contro i giallorossi, soprattutto in sede di mercato. Una squadra che al momento
momento resta non troppo continua, che comunque sta attraversando tutto sommato un buon momento e che può dar fastidio a tutte, chiamata in ugual modo ad una decina di giorni impegnativi come tutte le big, e che sicuramente sta portando avanti un discorso importante per quanto riguarda il piazzamento Champions. Quindi la butterei, forse ancora di più della Lazio, assolutamente nel calderone per il famoso quarto posto. Importante quello che sta facendo, a mio avviso, comunque la Roma. Ricordiamo, per un mese avrà fuori Veretout, vittima di un infortunio muscolare, che sta giocando, a mio avviso, la miglior stagione della carriera. E mi rilascio a quello che dicevi prima, l'importanza dei singoli, perché ieri, anche partita bloccata, il singolo quasi inatteso, ovvero Skriniar, da tre punti che, come diceva giustamente anche Conte in conferenza, allontanano molto l'Atalanta, perché è stato lo stesso allenatore a definire l'Atalanta una squadra che può lottare per lo scudetto. L'Atalanta era arrabbiatissima ieri sera, forse non si aspettava quel tipo di partita e non si aspettava un risvolto di questa maniera. Abbiamo visto, non dico due partite similari, ma nello stesso modo arcigne, sia per quanto riguarda la vittoria della Roma che per quanto riguarda la vittoria dell'Inter, ovviamente in maniera diversa considerando l'avversario che avevano di fronte. L'Inter era chiamata a una prova di forza, secondo me, anche perché contro l'Atalanta, questa Atalanta di questo periodo, bisogna essere praticamente perfetti e tatticamente intelligenti. Certo. Quindi ha fatto una partita, secondo me, molto molto intelligente, ha tenuto benissimo agli attacchi orobici fino alla fine, possiamo dire. Ha effettuato perché un tiro, quello decisivo. Esattamente, un tiro soltanto, quello decisivo, con un Atalanta veramente col sangue agli occhi, che ha cercato di mettere in difficoltà l'Inter fino all'ultimo secondo e cercando così di raggiungere almeno il pareggio per appunto non distaccarsi troppo dal treno Champions, anche perché ci sono ormai tanti asterischi in classifica, tante gare da recuperare, quindi ovviamente è una situazione ancora in corso d'opera che piano piano si delineerà sempre di più. Però, ripeto, è stata una grandissima prova di forza dell'Inter, anche perché sono subentrate le famose pressioni, ancora di più quando sei l'ultima in giornata a giocare, sei costretta a vincere, e quindi ovviamente è una prova importante anche psicologicamente, e ancora una volta, secondo me, la squadra di Conte è stata promossa. Sicuramente, a proposito di promozioni, riallacciandomi anche a quello che dicevi prima, partita non facile quella dell'Inter ieri, ma si potrebbe dire non facile neanche quella del Milan, che comunque senza giocatori di, sicuramente di, possiamo dire, titolari come Theo Hernandez, Ibra e Çalhanoğlu, vince in casa del Verona, non proprio l'ultima della classe. Eh sì, concordo assolutamente in pieno, e molti l'hanno giudicata un po' una vittoria scontata, ma non lo è assolutamente, anzi, perciò quando sento dire no, il Milan ha rallentato, il Milan non è più quello di inizio campionato, beh, sicuramente, perché è un anno che davvero è stato quasi inarrestabile, quindi è giusto che ci sia comunque un calo fisiologico, ma così come l'ha avuto l'Inter, così come l'ha avuto la Juve, che non è la squadra più imbattibile degli scorsi anni, ma lo abbiamo sempre predetto, è un campionato particolare con tantissimi infortuni, defezioni, la problematica Covid, si gioca ogni tre giorni, molte hanno l'Europa, quindi ci sono tutte queste problematiche da affrontare, ma assolutamente anche in questo caso è una prova di forza, anche perché nuovamente in questo caso il Milan era chiamato a vincere proprio per sperare sia in un passo falso dell'Inter, certo, ma per restare comunque agganciata più al o meno sogno, provarci. Esatto, alla prima posizione in classifica. Però con tanti giocatori che comunque non vengono considerati tra virgolette titolarissimi, soprattutto senza ancora una volta, e sarà ancora così per un po', il leader carismatico Ibrahimovic, comunque ha saputo far benissimo contro una squadra che, lo diciamo, è tra le migliori comunque come gioco e come identità della Serie A. Pienamente d'accordo, anzi, se il Milan dovesse riuscire a, come dire, a mettere in marcia quelli che sono giocatori di riserva, diciamo, come appunto avvenuto contro il Verona con i gol di Krunic e Dalot, può essere veramente una squadra che nel lungo periodo può dar fastidio anche per quanto riguarda l'Europa League. Prima di proseguire nell'analisi della giornata, ci sarà la 27 che partirà nel weekend, ci fermiamo un attimo, come si diceva, analisi della giornata numero 27 e il focus sulle squadre della Campania. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania.
un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci ritornati in studio Sport 91 Live, come ogni martedì alle ore 21:30 qui dagli studi di Teleprima, in compagnia di Alessia Bartiromo. Stavamo parlando di quella che è stata la giornata numero 26 che si è conclusa, e apriamo il focus Campania partendo da un pareggio comunque importante contro una diretta rivale condita dal primo gol del Tanque Gajić, proprio del Benevento. Eh sì, ottima notizia, poiché era particolarmente atteso soprattutto dai tifosi Gajić, quindi sicuramente una nota molto positiva per il Benevento. Benevento che sembra, almeno ai punti, abbia rallentato, ma non è assolutamente così. Altra gara non scontata, altra gara difficile, ma comunque un buon punto che muove la classifica, e di questi tempi fa bene, anche perché fortunatamente, come abbiamo detto prima, anche tutte le squadre imbischiate nella lotta a salvezza, solo il Crotone ha vinto, le altre chi ha perso, chi ha pareggiato, quindi più o meno è rimasta la situazione abbastanza invariata. Io credo che al momento il Benevento basta veramente un filotto di un paio di vittorie, certo, possa tirarsi fuori senza troppa difficoltà da questo calderone rosso della zona rossa, insomma, per rimanere in tema anche un po' Covid, diciamo. Esattamente, parlando di Campania, però un momento comunque convincente ancora una volta per il Benevento. Dovremo vedere nelle prossime settimane, che secondo me saranno decisive, anche perché la reazione di carattere di molte squadre c'è. Al momento quella che continua a preoccuparmi, non ne abbiamo parlato, ma è sempre il Parma. Sicuramente una squadra, anche lì il Parma, che potrebbe risalire, ma proprio sul Benevento, squadra campana toccata in settimana da un episodio, una lite tra, sì, Schiattarella e Insigne, insomma, poteva, come dire, condizionare non poco l'ambiente. Sì, una lite in famiglia, tutta, sì, partenopea, possiamo dire. Già risolta, tra l'altro. Sì. Per fortuna risolta in tempi brevi, cose di spogliatoio, cose di campo che possono assolutamente succedere. Fa sempre strano quando emergano, soprattutto nei titoloni dei giornali. Ormai tra telecamere, tra occhi indiscreti, è veramente difficile che qualcosa possa scappare, anche in sede di allenamento, certo, ma praticamente ovunque. Il Napoli è stato beccato a far rifinitura sul terrazzo dell'albergo. Quindi veramente si è ascoltato anche, ho visto oggi un audio di Insigne nel momento dell'esultanza al gol, che diceva una cosa particolare a Mario Rui, quindi veramente non possono stare un attimo tranquilli, è come se noi avessimo una telecamera puntata qui H24. Soprattutto con l'assenza dei tifosi, insomma, allo stadio l'acustica diventa davvero... Sì, soprattutto tutto. Alcuni stadi, per esempio San Siro, per come è fatto, proprio si sente in una maniera cristallina. Questo ovviamente per noi può essere positivo, perché ci diverte anche di più, certo, ad ascoltare un po' tutte le cose di campo. Per i protagonisti ovviamente un po' controproducente, che si devono un pochino contenere. Sì. Protagonisti proprio della partita vittoriosa contro il Bologna, partiamo naturalmente dalla nota lieta, perché il Napoli comunque, contro un Bologna che a mio avviso ha giocato veramente un'ottima partita, ha portato a casa 3 punti importanti per proseguire quello che è il sogno Champions League.
Eh sì, noi lo diciamo sempre, non c'è nessuna gara da sottovalutare, anche perché l'ha detto anche Mihajlovic in conferenza stampa, effettivamente il Bologna ha giocato bene, forse meritava qualcosa di più, magari non quel passivo. Il Napoli ha fatto la sua gara, complice anche qualche errore di troppo ancora, quindi ritorniamo col solito adagio, una rondine non fa primavera, però in questo momento l'importante è che la giornata sia soleggiata, poi per le temperature primaverili ci lavoreremo nelle prossime settimane. La perfezione ovviamente in questo periodo è difficile da ottenere. Punti positivi, ovviamente un grande Lorenzo Insigne che ha trascinato nuovamente il Napoli ed è quello che forse mancava un po' nell'ultimo periodo, poiché come anticipato già prima è stato al centro di troppe polemiche, da rigore sbagliato in Supercoppa, la rabbia a Reggio Emilia dopo il pari conquistato dal Sassuolo all'ultimo secondo, forse davvero un po' troppo, viene troppo attenzionato da tutti, non solo dai tifosi, perché è tifoso, perché è napoletano, perché è il capitano, dal vivaio, sì, però davvero troppe pressioni per questo calciatore che quando è tranquillo, quando è sereno sa fare la differenza anche in questo caso, dei bellissimi gol. È tornato, possiamo dire, anche Victor Osimhen, altra notizia. Certo. Bellissima, importante. Non solo in campo perché ha superato il problema del trauma cranico, fortunatamente, che ci aveva nuovamente spaventato, ma soprattutto Francesco, appena ha messo piede in campo si è visto un Osimhen diverso. Sì. È ritornata la gazzella che tanto era aveva... Molto, molto voglioso di far sì, bene. Sì, ma veramente rapido, preciso, tecnico, generoso. Quindi è l'Osimhen che tutti si aspettavano, soprattutto i tifosi che sempre fanno riferimento all'investimento fatto da parte del Napoli, ma ricordiamo anche la stagione veramente sfortunata certo. di questo calciatore. Quindi spero davvero che anche in questo caso possa fare la differenza in casa azzurra. Rimango in casa Napoli per chiederti una cosa proprio legata a Insigne. Secondo te, insomma, noi l'abbiamo visto crescere dagli albori, è arrivato adesso ad essere un calciatore che tra l'altro ha raggiunto il numero di gol Wojak 103, quindi comunque ha superato Cavani in Serie A con 79. È questa secondo te la miglior stagione di Insigne? E se sì, il popolo napoletano e gli addetti ai lavori se ne stanno accorgendo? Se ne stanno accorgendo sì, ed è sicuramente tra le migliori stagioni, forse quella della maggiore maturità da parte di Insigne, che sta spiccando, possiamo dire così, ancora di più nei momenti difficili ai quali forse il Napoli, ovviamente tranne lo scorso anno nel frangente dell'ammutinamento, non era troppo abituato, soprattutto certo. in quanto risultati. Fortunatamente i tifosi azzurri erano stati sempre abituati abbastanza bene negli scorsi anni, in particolar modo con Sarri, però davvero credo sia un Insigne al massimo al momento della sua carriera, e anche perché noi pensiamo sempre sia giovane, però no, ovviamente gli anni passano anche per lui, non solo per noi, per fortuna, insomma. Certo. Quindi ovviamente non più giovanissimo, sta dimostrando di essere un calciatore maturo e sta limando anche alcune componenti caratteriali, altre ci sono ed emergono, ripeto, proprio secondo me per il discorso dell'essere capitano, essere tifoso, essere napoletano, essere cresciuto con il Napoli. Quindi ovviamente poi quando senti ancora di più questo forte amore per la maglia, quando le cose non vanno bene ti arrabbi ancora di più. Sei il primo ad esserne deluso. Eh sì, perché quando le cose vanno bene è più facile, quando le cose vanno male poi emergono magari quei lati dei caratteri un po' più insofferenti. Anche perché, come dire, è quasi sempre lui che ci mette la faccia, quindi giustamente come no? c'è la difficoltà su questo. Sono curiosa anche di rivederlo in nazionale, perché penso possa fare molto bene, soprattutto in questo momento veramente importante anche per la nazionale italiana di rinascita. Quindi secondo me può caricarsi sulle spalle anche l'azzurro della nazionale. Anche perché comunque la marcia di avvicinamento ai prossimi europei è sempre, come dire, in atto, manca sempre meno alla prossima competizione di categoria. Per tante buone notizie, insomma, per un bicchiere mezzo pieno che può vedere Gattuso anche tre quarti, purtroppo arriva una notizia sfortunata di un calciatore che purtroppo, e mi perdonerete la ripetizione, è stato nuovamente colpito da un grave infortunio. Fosi Ghulam si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro dopo che si era già operato due volte al destro,
insomma, poco da dire se non tanto dispiacere, insomma. Tanto dispiacere, un grandissimo augurio ovviamente a Ghulam, soprattutto di essere forte, di superare quest'altro ostacolo, di un destino che si è accanito sportivamente sì. Su questo calciatore. Devo dire la verità, al 22esimo della gara contro il Bologna non avevo avuto subito la percezione che si potesse trattare di un infortunio grave. Pensavo una brutta distorsione al ginocchio, come poi aveva anche comunicato il Napoli a fine partita, magari per non allarmare troppo. Certo. Sia il giocatore che l'ambiente, però non credevo si trattasse, forse non ci volevo credere, cioè veramente una situazione assurda. Quando poi il giorno dopo, in mattinata, eravamo in redazione ed è arrivata poi la notizia, prima ufficiosa e poi ufficiale, quasi non riuscivo a crederci, veramente dispiaciutissima, ma anche perché finalmente dopo 2 anni stavamo rivedendo il vero Fosi Ghulam. Quindi penso che psicologicamente, soprattutto per il calciatore, sia veramente complicato gestire questo momento, ma anche in passato ha dimostrato di poterlo superare almeno fisicamente in 4 mesi, quindi spero assolutamente che la sua grande forza psicologica lo aiuti a tornare quanto prima in campo. Sì, mi unisco naturalmente anche io a questo pensiero, il calciatore algerino resterà fuori per il resto della stagione che proseguirà per il Napoli contro il Milan nel posticipo. E sul punto chiedo gentilmente alla regia di mandare la grafica della giornata numero 27 che si aprirà con Lazio-Crotone, poi Atalanta-Spezia, Sassuolo-Verona, Benevento-Fiorentina, Genoa-Udinese, Bologna-Sampdoria, Torino-Inter, Parma-Roma, Cagliari-Juventus e appunto il posticipo Milan-Napoli. Qui, come dire, la scelta è un pochino più facile, insomma, il posticipo sembra la partita più interessante. Eh sì, poi ci sono un po' di testa coda interessanti e secondo me qualche sorpresa ci può essere, poi magari analizziamo dopo. Posticipo Milan-Napoli, l'inizio di un trittico veramente terribile sì. Per gli azzurri che sono chiamati alle 3 trasferte, sembra che al momento poi non dovrebbero restare al nord, ma comunque dovrebbero viaggiare poi da Milano a Napoli, tornando poi a Torino e tornando ancora a Napoli e poi spostarsi ovviamente per Roma, che è quella certo. Più agevole, ovviamente anche causa Covid al momento. Meno ci si sposta. Esatto, insomma. Meglio è, assolutamente su questo condividiamo. Tornando alle cose di campo, saranno secondo me 10 giorni, allargando un po' il raggio, fondamentali non solo per il Napoli, che sarà anche arbitro di tutta la classifica della zona Champions, perché volente o nolente deciderà anche un po' le sorti dello scudetto, sicuramente tentando questo sgambetto al Milan. Sarebbe importante anche perché al momento il Napoli è più sereno, sembra aver raggiunto anche una certa serenità per quanto riguarda il futuro di Gattuso, almeno si è deciso di proseguire su questa linea d'onda, quindi insieme fino al termine della stagione. Sempre, poi si vedrà, tranne capovolgimenti ovviamente, se iniziasse certo. A perdere tutte le partite qualcosa ci sarebbero altre valutazioni, ecco. Esatto, magari chiamano te sulla panchina, non come penso di essere in grado, so. Però esatto, e quindi sarà molto indicativa la partita di San Siro, soprattutto come atteggiamento che avrà il Napoli, che ha recuperato anche un po' di calciatori, si attende Lozano in particolar modo, e si vedrà un po' cosa potrà succedere. Proprio Lozano, il Napoli sembra un minimo aver trovato la quadra, però sta mancando comunque il messicano. Sì, sta mancando tanto, anche perché nel momento veramente di maggiore difficoltà era l'unico a caricarsi la squadra sulle spalle, e poi è venuto meno, secondo me, anche molto stanco dal Tour de Force, sì, che stava molto provato. Sì, molto provato, proprio fisicamente, infatti ci avevamo scherzato anche un po' su a prima Serie A con sì. Pasquale Giacometti su questa cosa, proprio perché era nell'aria, insomma, un possibile acciacco muscolare. Fatto sta che manca la sua imprevedibilità, manca il suo estro, ovviamente è sempre una scelta in più per la rosa di Gattuso, però al momento l'unico forse che sta mancando, che è rientrato in campo, è forse proprio Mertens, sì. Che non mi ha convinto contro il Bologna, poco servito, non è Osimhen sicuramente, certo. Anche lui reduce da numerosi acciacchi, quindi non è al top della forma. Oltre sperando Petagna, che ormai è lungo de gente. Sperando naturalmente per il Napoli un pronto recupero di quello che è il suo miglior
marcatore della storia. Chiudendo un attimo il capitolo Napoli, dando un attimo un'altra volta un attimo, va bene, uguale, un rapido sguardo alla 27esima, parlavi giustamente di testa coda, secondo te quale può essere la partita più a rischio e perché? Allora, io vedo parecchie partite, ovviamente le leggo perché la vecchiaia avanza, quindi non riesco a ricordarle tutte, però andando in ordine, allora in primis mi aspetto una grande prova dell'Atalanta, ma non credo sia così facile come sembra, quindi secondo me Atalanta-Spezia sarà una bellissima partita, sicuramente divertente, ma idem Sassuolo-Verona, il Sassuolo deve cominciare di nuovo a correre. Esatto, il Verona idem, ne parliamo sempre benissimo, quindi anche in questo caso vedremo se avrà la meglio la brillantezza o la tattica, perché ormai questo è un po' il dilemma del momento. Benevento-Fiorentina, io direi il Benevento dovrebbe essere importante, uno scontro fondamentale. Sì, costretto alla vittoria per poter risalire un po' da questa zona rossa e non essere risucchiato proprio per questi scontri particolari, però la Fiorentina, altra variabile impazzita. Sì, anche lì, una situazione in casa viola un po' delicata anche. Sì, che poi effettivamente mi facevano notare che per il Genoa, la Fiorentina, lo stesso Parma, sono svariati anni che vivono queste situazioni di classifica, stallo. Sì, di stallo, di classifica anche abbastanza delicata, però Parma-Roma, secondo me... Può succedere qualcosa di divertente domenica alle 15. Posso permettermi anche di dire Cagliari-Juventus, perché comunque la Juve al momento è impegnata in Champions contro il Porto. Psicologicamente ovviamente darà dipenderà tutte le energie dalla Champions, però anche il Cagliari, che con Semplici non ha ancora perso, potrebbe essere anche una squadra che potrebbe dare fastidio agli attuali campioni d'Italia. Insomma, tante belle partite nel fine settimana, ne parlerai sicuramente con i tuoi ospiti a Prima Serie A. E visto che siamo quasi in chiusura, come sempre qui a Sport 91 Live, chiudiamo con il capitolo casertana, perché quasi parafrasando un celebre film, primo gol di Santoro, Casertana che domina, ma da Vibo Valentia si esce soltanto con un punto. Eh sì, non c'è stato neanche il tempo di esultare, perché palla al centro e gol subito, quindi veramente un peccato. È la classica situazione che dici, il gol avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. Felicissima per Salvatore Santoro, anzi oggi è anche il suo compleanno. Quindi sì, è vero, tanti auguri, ne approfittiamo. Esatto, per fargli tanti auguri ovviamente. 92 partite, primo gol, peccato, l'ha detto in conferenza, un peccato non aver festeggiato con la vittoria. Esattamente, anche perché una vittoria che avrebbe fatto comoda alla casertana, che comunque sta vivendo un buon periodo, assolutamente, e nonostante ciò grandissima crescita di Salvatore Santoro, l'abbiamo visto in rossoblù ormai da tanto tempo, è proprio maturato come calciatore, ha trovato nel ruolo di play la sua dimensione naturale, quindi anche grazie alla pazienza e al lavoro di mister Guidi sta facendo veramente bene, sta crescendo in rossoblù e credo sia un talento assolutamente da preservare, piace tanto anche al presidente D'Agostino, quindi spero non lo cedano alle big. Lui ha detto, tra l'altro, dedico questo gol anche alla società, perché insomma ha sempre creduto in me, è una prova, come dire, importante, lo ha detto anche mister Guidi. L'ultimissima, la prossima partita, come sempre non si fanno pronostici, però c'è il Bisceglie, partita alla portata? Sì, mi aspetto comunque tanto, si torna al Pinto, quindi già questo è importante per la casertana, ovviamente ancora senza i tifosi, però sul proprio campo è sempre diverso, importante. Esatto, è sempre importante in un orario atipico delle 13, quindi è tutto particolare, però spero che la casertana possa conquistare l'intera posta in palio, anche per archiviare così la questione salvezza e potersi proiettare comunque con maggiore serenità verso la zona playoff. Ormai in testa i giochi sembrano più o meno fatti, e c'è questa lotta playoff però ancora vivida, quindi spero che comunque la casertana, ovviamente l'obiettivo non è il salto di categoria, però possa divertirsi ancora a lungo anche per i playoff, che sono sempre una lotteria, ma sono sempre molto divertenti da vedere, anche perché c'è questo intreccio tra gironi, quindi ci catapultiamo verso tutto le altre realtà. Tutto un po' diverso, e soprattutto c'è sempre una variabile impazzita, insomma, come che potrebbe uscire. Come mi piacerebbe i playoff in Serie A, tu non hai idea. È una richiesta Chissà. Che piace a molti, sono in tanti, Chissà. Potrebbe essere che in un futuro
verranno accettati anche per il massimo campionato nostrano. Noi siamo in chiusura, io ringrazio come sempre Alessia Bartiromo per essere stata qui con grazie noi. Grazie a te Francesco. L'appuntamento per Ale e la sua trasmissione è venerdì alle ore 21.30 con Prima Serie A, mentre invece con me l'appuntamento è di domenica con il Tavolo della Domenica alle ore 21.30. Questa puntata di Sport 91 Live termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di serata. Arrivederci.